Siamo alla seconda giornata del congresso straordinario dell'Unione delle Camere Penali, in un periodo di transizione perché fra qualche settimana si siederà il nuovo governo, ancora non sappiamo chi è il nuovo ministro della giustizia, però i temi, le tematiche, i problemi sono sempre gli stessi e speriamo di poter contribuire alle modifiche, in modo particolare quella che verrà pubblicata a giorni, la riforma Cartabia, dove vi sono dei punti critici che oggi sia l'avvocatura sia i docenti universitari hanno focalizzato nella parte dove necessariamente noi avvocati penalisti chiediamo un'immediata modifica, sia perché si perde quello che sono i principi cardine del processo, il processo accusatorio, il processo orale, l'immediatezza e così via, sia perché si sta andando verso un processo cartolare che non è quello che proprio noi desideriamo nella conformità e nel rispetto delle norme costituzionali. Per quanto riguarda la separazione dei carrieri, quali prospettive ci sono con il nuovo governo? Diciamo che quasi tutti i partiti politici, sia di maggioranza che di opposizione, hanno accettato un nostro invito di inserire la proposta della modifica, della modifica costituzionale per l'intervento poi con le Camere, con il nuovo governo e quindi la nuova legislatura dovrebbe interessarsi. Oggi abbiamo sentito due interventi, uno di Costa per quanto riguarda il gruppo di centro e terzo polo e uno di Francesco Sisto che era sottosegretario alla giustizia, i quali hanno dichiarato che sarà uno dei primi punti di discussione all'inizio della legislatura.